Yo skaters, what's up? Sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video in cui domani partiamo per Roma, ma prima abbiamo un po' di pacchi da unboxare, quindi let's start e vediamo cosa succede. Domenica appunto si terranno le finali della tappa a Roma dei mondiali di skate e sono mega contento perché stavo guidando lunedì o martedì e mi arriva la notifica della pagina che ha pubblicato un video, guardo fermandomi giustamente perché... se no sarei morto. Vedo che appunto hanno pubblicato i biglietti, allora inizio, compro i due biglietti per la finale. Peccato che non sono riuscito a prendere anche quelli per la semifinale, però già tanta roba perché è un evento che aspettavo da anni. Credo sia una delle primissime volte, se non la prima volta in Italia in cui c'è un evento così grosso di skate. Il posto sarà bellissimo perché sarà il Foro Italico. In questi giorni ci sono le streaming per le semifinali, le sto guardando e... wow, c'è gente fortissima, ci sarà Naija, ci sarà Jocelyn, ci sarà Alex Midler, quindi insomma gente veramente di alto calibro, non vedo l'ora. Ho già fatto la valigia, però Downtown e Ghetto Blaster mi hanno spedito dei pacchi e quindi prima, metti caso che c'è qualcosa che mi serve, che mi interessa, che mi piace, volevo unboxarlo con voi e vedere cosa c'era dentro, quindi... vediamo. Abbiamo questi due pacchi, uno da Downtown e l'altro da Ghetto Blaster. In realtà in questo so già cosa c'è. Niente di spettacolare, ma fa comodo e fa piacere ricevere sempre qualcosa. E mentre in questo non so, non ho la più pallida idea di cosa ci sia. Come era già successo il mese scorso, in realtà due mesi fa. Apro prima quello di Ghetto Blaster, che sono curioso. Ok, ok, come sempre mi fanno il tranello della busta. Magliettina 1, carina. Potrei effettivamente metterla in questi giorni, la qualità sembra stra buona, bella, mi piace. L'avevo scelta io, quindi... e anche questa è molto molto bella, questo colore è veramente figo. Queste due vengono con noi a Roma. Per quanto riguarda Downtown non ne ho la più pallida idea. E io come sempre mi dimentico un modo di aprire le scatole. Si va giù di ignoranza. Ok. Col cazzo che ve le faccio vedere per prime. Vediamo qua cos'è. What the fuck? Cos'è sta roba? Che ha combinato Lore stavolta? Potrebbe essere... sì, è proprio quello che penso. A brief glance, raga, se non lo conoscete è un magazine di skate. Sto cercando il Colophon per capire dove lo producono. Mi sembra comunque sia un progetto che parte e nasce in Italia, però non vorrei dire. Ho visto che c'è una foto di Fabio Montagnier tra le tante ed è italiano, quindi... presumo che comunque si sviluppi anche in Italia. Comunque vi consiglio assolutamente di seguirlo. Eccolo, l'ho trovato. Praticamente questo è il Colophon, quindi quello che riassume poi i contatti e le varie informazioni più tecniche riguardo alla rivista. È una rivista che io seguo su Instagram, è un progetto che seguo e mi piace tantissimo perché vi tiene aggiornati sulla situazione di skateboarding europea e anche italiana, e c'è della gente veramente forte, dei contenuti veramente fatti bene. Ale Cesario, skater di Milano, fortissimo, con un pop assurdo. E poi un bel poster che non fa mai schifo. Comunque, raga, seguite a Brief Glance, è un progetto fighissimo e sono mega contento che Lore me l'abbia mandato perché mi fa piacere avere riviste di skate, perché vedere le foto stampate e vederle su Instagram è un'altra roba e poi sono curate veramente bene. A me che piace la grafica, studio quello e faccio quello di lavoro, è il connubio perfetto. Abbiamo però ancora un pacchettino. Ah, mi sono volato due stampini. Se mi incontrate chiedetemeli due stampini, perché se li ho nel portafoglio ve li do. Tra l'altro se venite al contest in questi giorni, vabbè che pubblicherò questo video dopo probabilmente, però spero che di incontrare qualcuno di voi che mi ha già scritto su Instagram, sarebbe figo guardarci il contest insieme. E questo, unexpected, è bellissimo, cappellino independent, carino, carino. Sono già pieno di cappellini neri, però questo viene con noi a Roma, again. Io ti dico che c'è una maglietta e c'è un gatto sulla maglietta.
bellissima. È davvero bella. Anche questo dettaglio qua sulla manica del gatto è stupenda. Vabbè, abbiamo capito che Lorenzo di Downton mi ha vestito per andare a Roma, perché queste cose le metto tutte in valigia al posto di quelle che ci sono già. Quindi grazie Downton e grazie anche Ghetto Blaster. Tra l'altro vi ricordo, prima di aprire l'ultima scatola, che acquistando su Downton con il codice PUSHING10 andate a darmi una mano, a supportarmi, a supportare la scena italiana. È un negozio italiano, perché Downton è italiano, ma soprattutto a beccarvi il 10% di sconto su tutto il catalogo, che a me fa piacere ricevere dello sconto, soprattutto in questo mondo che è un mondo costoso. Quindi link in descrizione, codice PUSHING10. Comunque, apriamo l'ultimo pacco. Etnis. Queste credo di sapere cosa siano, perché è da una vita che le chiedo a Lore, solo che la prima volta che le ho viste non sono riuscito a prenderle perché erano già esaurite sul sito. Però sono proprio loro. Le Jocelyn 2 sono stupende. Io ho scrittato le Jocelyn 1 fino ad ora, mi sono trovato veramente veramente bene. Penso che ci farò un video a riguardo. E queste dovrebbero essere ancora meglio. Sono state valutate come le scarpe, tra l'altro, migliori dell'anno da uno youtuber che seguo. Mi sembra si chiami Christopher Flowers o qualcosa del genere. Vi metto il link in descrizione. È uno youtuber inglese che tratta solo video di scarpe di skate. E dovrebbero veramente essere ottime, sia come resistenza, sia come durata che come comfort. Penso che le indosserò in questi giorni a Roma e probabilmente anche al contest per leccare il culo a Jocelyn se lo becco. Spero che si qualifichi, ma penso di sì. Sono veramente veramente contento di ricevere tutto questo, perché è anche grazie a voi se ricevo tutto questo. Mi provo tutto. Tra l'altro queste sono 44, sì? Sì? Quindi dovrebbero starmi. E poi facciamo la valigia e partiamo per Roma.